Pace e bene a tutti, figlie e figli devoti di Padre Pio sparsi in tutto il mondo e fedelissimi telespettatori di Padre Pio TV, ben trovati a questa nuova puntata di Caro Padre Pio, che come sempre vi vede protagonisti con le vostre meravigliose e commoventi lettere. Voglio salutare anche i cari amici di facebook.com alla voce Caro Padre Pio e anche tutti gli utenti della telefonia fissa, che sono ormai tanti, al numero 0882 41 83 80. E voglio subito cominciare con una esortazione di Padre Pio della buona giornata. Siate come piccole api spirituali, le quali non portano nel loro alveare altro che miele e cera. La vostra casa sia tutta piena di dolcezza, di pace, di concordia, di umiltà e di pietà per la vostra conversazione. Davvero così possiamo cominciare bene questa nostra giornata, che solitamente le giornate di novembre sono un po' uggiose, ma quando c'è questa serenità, dolcezza, come le api che portano miele, davvero è una bella giornata. Mi sembra che la regia mi fa segno che ci sia una telefonata in diretta, è così? Pronto? Pronto? Sì, con chi parlo? Il padre Francesco, io sono, chiamo da Messina, sono Lilla, chiamo da Messina. Luisa? Lilla. Linda da Messina. Allora, brevemente, sì. Cara Linda. Lilla. Sì. Brevemente. Senta, padre Francesco, io volevo una preghiera verso Padre Pio, verso che interceda verso Gesù. Io non so neanche come pregare perché sono disperata. Perché c'è mio marito con un tumore e mio fratello. E i medici dicono che la cosa è difficile, che i miracoli in queste cose non esistono, perciò non so, io non so neanche, prego sempre, dalla mattina alla sera. Ora se lei mi può aiutare pregando pure lei, no? Ecco, allora cara Lilla, anzitutto sei tu che deve avere molta fede, non devi ascoltare, ecco, le frasi, ecco, di queste persone che sono certamente senza Dio e senza cuore, soprattutto quando c'è una sofferenza, perché tagliare la speranza è, per me è quasi come una specie di delitto. Certamente dal punto di vista medico e scientifico il medico può anche dire, ecco, non c'è, speranze sono poche, ma poi noi abbiamo la fede che viene a Dio. Dio ci ha creato da nulla, immagino se non può compiere un miracolo. Allora noi lo chiediamo con forza, Signore, con piena fiducia. Anche tu, cara Lilla, devi avere molta, ma molta fede nel Signore. Francesco, faccio, prego, dalla mattina alla sera, anche la notte. Vabbè, ascoltami adesso. Ascolto sempre le sue trasmissioni. Va bene, e allora perciò devi dire a Gesù, Gesù, io so che a te nulla è impossibile. Se tu vuoi... Lo so, lo dico perché lo sento dire sempre a lei. Tu devi dire al Signore, io so che a te nulla è impossibile. Se vuoi puoi guarire il mio marito. E come dicevano anche le brosi a Gesù con tanta fede, se tu vuoi puoi guarirci. E Gesù rispose, lo voglio, siate guarite. Proprio qualche domenica fa avevamo questo Vangelo dei 10 lebbrosi, sono stati guariti tutti e 10. A Dio nulla è impossibile. Allora, come dicevo anche nella trasmissione scorsa, soprattutto con il rosario dobbiamo pregare, perché Padre Pio testimoniò che non gli è stata mai rifiutata una grazia alla Madonna recitando il Santo Rosario. Recitalo, fallo recitare, anche voi che mi ascoltate cercate di pregare e di unirvi alle intenzioni di questa cara signora Lilla, che soffre tanto tanto per il suo marito. Ecco, poi mi sono arrivate tante altre richieste di preghiera, molto breve, che io leggo semplicemente. Quindi mi è arrivata una richiesta di preghiera per Fra Lorenzo Recchia, che è il nostro confratello deceduto da 4 anni. Poi Adelia prega per sua figlia Stefania, malata di sclerosi multipla. Angela per suo fratello Giovanni, operato al cuore e ci sono complicazioni. Poi c'è Nadia per la zia Filomena in partenza, che parte per Londra per una visita importante agli occhi. Ancora Stefania per avere un figlio celeste, per lei perché è rimasta
Vedova Maria da Bergamo per la famiglia e suo figlio Eros, Pina da Siracusa e suo figlio Marco, Congetta da Messina per suo fratello Pietro. Ecco, mi stanno facendo cenno che c'è un'altra telefonata, io di proposito ho fatto finta di non ascoltare per poter leggere qualcosa, altrimenti non diciamo niente. Allora sentiamo con chi parlo adesso. Pronto? Pronto, nome e provenienza, per sì, favore. Sì, sono Lucia da Lecce, padre. Allora, Lucia, brevemente, mi raccomando. Sì, quanto più breve possibile. Non le racconto sicuramente l'incontro con padre Pio avvenuto 12 anni fa, per quanto mi riguarda. Poi, comunque, da quel momento in poi, io so che abbiamo ricevuto tante grazie per l'intercessione di padre Pio. L'ultima, in particolare, le volevo raccontare questa, è accaduto il 30 di gennaio, che siamo state a San Giovanni Rotondo da Padre Pio, io, le mie due figlie e il mio nipotino. E, è successo che dopo aver pregato nella cripta e tutto quanto, quando stavamo fuori sul sagrato della chiesa della Madonna delle Divine Grazie, io ho sentito un profumo assolutamente che non si può descrivere per la forza, la bellezza. Era un insieme di fiori, insomma padre, la bellezza era straordinaria e io lì per lì non capivo perché nessuno lo sentiva questo profumo, solo il mio nipotino, lui sentiva il profumo delle rose, io e lui, le altre mie due figlie niente. A un certo punto io ho detto padre, so che sei tu vicino a noi in questo momento, ma non so il perché, non lo sto capendo, perdonami se non lo capisco, vuol dire ci farà capire nel tempo, dissi alle mie figlie, e chiuso il discorso. Passano un po' di mesi, però da quel momento in poi, siccome con me convive un fratello, io lo curavo per un tumore che aveva da 11 anni, un tumore alla pelle, per cui facevamo ogni 10 giorni la puntura di interferone e poi prendeva una compressina di chemio a giorni alterni. Da quel momento in poi subentra un disturbo fisico incredibile, un prurito terribile, alle spalle e alle gambe, se non che ritorniamo a Roma perché lo curavano là. Brevemente, per favore. Sì, velocemente, per farle capire poi a fondo, perché io ne sono certa. Insomma, a un certo punto andiamo a Roma per il controllo e il professore stacca tutte le terapie e dice non ha più bisogno perché è guarito. Ora, io lì per lì non ho neanche collegato al padre Pio il 30 di gennaio, e questo è avvenuto l'8 di aprile. Poi quando siamo tornati a casa mi sono ricordata tramite altre persone che dicevano ma questo è stato un miracolo, ma chi siete devoti a Padre Pio? Lì mi sono ricordato dell'andata a San Giovanni Rotondo il 30 di gennaio, del profumo incredibile e per me è stata l'intercessione di Padre Pio che ha guarito questo ecco, tumore. Sì, va bene così, Lucia, io ti ringrazio dal profondo per questa testimonianza perché ormai stiamo ricevendo ecco, delle testimonianze di gratitudine, di grazie ricevute e io continuo a esortarvi a raccontare anche le cose belle, altrimenti le nostre trasmissioni si coprono di una tristezza infinita. Oggi possiamo davvero gioire per questa grande grazia che noi che abbiamo ascoltato, raccontata da te, che poi tra l'altro hai omesso anche un altro particolare che tu mi dicevo, tralascio l'incontro che ho avuto io 12 anni fa, se hai avuto un incontro con Padre Pio, sappiamo che Padre Pio è salito al cielo, ormai ci avviciniamo alla cinquantina, a mezzo secolo, quindi vuol dire che ha ricevuto ancora un'altra esperienza bella. Questo che perché fa capire che Padre Pio non ci ha abbandonati come alcuni pensano. Ovviamente ognuno lo deve saper sentire nel suo cuore attraverso la grande fede che dobbiamo avere in lui, ma soprattutto in Dio. Mi sembra che c'è ancora una telefonata, vero? Dalla regia mi dicono? Sì. Sì, pronto? Con chi parlo? Pronto. Buongiorno, padre Francesco. Sono Maria da Como. Maria io da la chiamavo Como. Da Como. Sì, da Como. Brevemente, per favore, Maria. Sì, brevissimamente. Le chiedo solo di fare una preghiera particolare. Domani devo fare un piccolo intervento per poi iniziare una chemioterapia. E io chiedo solo una preghiera che me l'ha fatta più leggera. Ecco, sono indecisi se farmela in un modo o nell'altro. Io chiedo solo questo, non chiedo una guarigione totale, che sia ecco, qualcosa di meno invasivo. Ma va bene, cara Maria, guarda, tu ti limiti a chiedere anche poco, ma io dico, tu chiedi molto per ottenere quello che il Signore vorrà.
ma se ti fa piacere questo pensiero, io domani sarò con te mentre ti staranno operando e ti terrò la mano, ecco, per farti sentire la mia vicinanza, la mia consolazione, ma soprattutto attraverso di me la vicinanza di Padre Pio, della Vergine delle Grazie e di Gesù. Voglio sperare davvero che le cose vadano bene, che non ci sia, che non sia un'operazione molto invasiva come tu stesso hai chiesto, ma soprattutto che tu possa guarire completamente e al più presto. Se non ci sono altre telefonate, vorrei leggere qualche lettera. Caro Padre Pio, sono ormai giorni che mio marito è di nuovo come un carnefice. Questi mariti che si trasformano in carnefici mi fanno davvero pena. Mi fa pena più il marito che la moglie, ma come si fa a trattare così una donna che è la donna del proprio cuore? Mi odia tanto che mi fa tremare. Ti prego, fai qualche cosa. Lui teme solo te. Beh, se teme Padre Pio, già qualche cosa di buono ce l'ha. Voglio sperare davvero che Padre Pio gli faccia capire che una moglie va amata, nonostante che possa avere dei difetti, perché non riesco a capire il motivo di tanto odio. Ma bisogna amarsi. Ecco, secondo l'insegnamento di Gesù bisogna amare anche il nemico, tanto più una moglie, un marito, i figli, i parenti, coloro che ci stanno vicino. Auguro a tutti pace e bene. Nina. Poi c'è un posto scritto, mi potete rispondere, ho bisogno di conforto. Ecco, noi stiamo rispondendo, voglio sperare davvero che tu in questo momento, cara Nina, ci stia seguendo e che ci stia ascoltando. Voglio sperare davvero che questo marito si possa intenerire e voglio sperare che anche lui possa ascoltare questa lettera e questa trasmissione e capire che bisogna davvero amare la propria moglie. Ecco, poi c'è Andrew che ci scrive una brevissima lettera. Sto attraversando una tragedia. Vi chiedo una preghiera speciale, per favore, grazie. Ecco, non l'hai indirizzata a nessuno, ma certamente è indirizzata a Padre Pio. E Padre Pio, voglio davvero, ecco, intercedere per questa tua grazia che stai chiedendo. Caro Padre Pio, sono disperata dall'idea di dover abbandonare la mia casa e di conseguenza tutta la mia vita. Vi ringrazio di cuore per le preghiere. Comunque vadano le cose, continuerò a pregare. E così devi fare, dovete fare tutti quanti voi. Non smettete mai di pregare. Bisogna saper pregare sia quando le cose vanno bene e sia quando le cose vanno male. Continuerò a pregare, mi sostengono tanto alle preghiere. Ho due figlie e due nipotini che non vivono più con me. Mi addolora tanto sapere che un giorno non potrò più accoglierli nella nostra casa. Ho paura, non mi abbandonare, Anna. Padre Pio, non ti abbandoni, anche noi ti abbandoniamo e spero davvero che anche i figli e i nipoti non ti abbandonino, anche se sono costretti a cambiare casa. Caro Padre Francesco, vorrei chiedere a San Pio una preghiera affinché il nostro caro padre interceda presso il buon Dio. Aspetto una chiamata già confermata di lavoro. Mi devono informare solo sulla data di partenza. Spero arrivi presto la telefonata. Grazie, Dolores. Tra tante richieste di persone che chiedono di lavorare, e questo lavoro benedetto che manca ancora in tante famiglie, ecco, tu ci dai una notizia almeno parzialmente buona, perché sei stata chiamata e ti devono soltanto confermare. Spero che arrivi proprio oggi questa benedetta conferma, e se caso mai arriva, faccelo sapere. Non ci scrivete solo quando le cose non vanno bene, ma scriveteci anche quando le cose vanno bene. Caro Padre Pio, vi scrive, chi vi scrive? È il signor Aldo Antico forse sarà il cognome, non lo so, Aldo Antico di Mola, di Bari, provincia di Bari, appunto. Chiedo urgentemente di pregare e chiedere una grazia a Padre Pio per un lavoro che ancora non ho. Non abbiamo fatto a tempo, ecco, di parlare di un lavoro, abbiamo detto che tanti purtroppo non lavorano e chiedono proprio il lavoro, a differenza della, ecco, di Dolores, della lettera appena letta, che il lavoro gli è stato offerto, ma non ancora la chiamano.
Vi prego umilmente di chiedere una grazia per me. Ho bisogno davvero tanto di realizzarmi nel mondo del lavoro e chiedo una grazia per una preghiera rivolta a Padre Pio. Vi ringrazio non so quante volte perché c'è un uno e un'infinità di grazie, cioè di un'infinità di zeri. Insomma, vi ringrazio miliardi, miliardi, miliardi di volte. Insomma, è questo che vuoi dire. Vi ringrazio di cuore. Cordiali saluti, attento Aldo. Caro Aldo, noi quel poco che abbiamo potuto fare lo abbiamo fatto, di leggere questa lettera e poi, come ben sapete, tutte le vostre lettere, anzitutto spiritualmente le inserisco nel cuore, poi le porterò dal caro Padre Pio nella cartella blu e spero davvero che Padre Pio voglia ottenerti questa grazia. Stiamo già agli sgoccioli, ma credo di avere il tempo di leggere un altro paio di letterine brevissime. Caro Padre Pio, ti affido Francesca con i suoi problemi di salute, intercede e prega per i problemi al bacino che l'affliggono. Poggia la tua mano sulle sue parti doloranti, invoca la potenza dello Spirito guaritore che scenda su di lei nel nome di Maria Vergine e Madre, nel nome di Gesù. Amen. Rita, Rita, permettimi di leggere subito un'altra lettera e poi do qualche parola di consolazione per poi leggere una preghiera finale. Caro Padre Pio, ti prego aiutami a migliorare la mia vita, dammi il coraggio, la forza, l'umiltà e l'intelligenza per riuscire a fare bene il cristiano, il papà, il marito e il lavoro. Questa è davvero una lettera bellissima che mi consola il cuore. Grazie Padre Buono, come hai già fatto tempo fa, che hai salvato l'unione della mia famiglia, ti prego aiutami, sei grande. Giovanni, allora, cari Giovanni e Anna, ecco, io concludo con augurando a voi tutto il bene possibile immaginabile, anche, anzi qui c'è un'altra lettera così breve, la vorrei anche leggere. Caro Padre Pio, prega per la mia riconciliazione con Daniele, a casa non c'è più pace, non voglio separarmi, cosa devo fare? Grazie Rosy. Ecco, cara Rosy, cerca assolutamente di non separarti, fai di tutto perché questa divisione non avvenga. Comunque io auguro a tutti quanti voi che mi avete scritto il massimo della gioia, la pace e la serenità, che Padre Pio posso accordare a ciascuno di voi tutte le grazie che mi avete chiesto. E concludiamo proprio con una preghiera rivolta a lui dal Papa Giovanni Paolo II. Pensate, questo Papa che già è beato, tra non molto sarà santo, e constando che rivolge a un altro santo una preghiera, davvero Padre Pio ci deve ascoltare. Insegna anche a noi, ti preghiamo, l'umiltà del cuore per essere annoverati tra i piccoli del Vangelo, ai quali il Padre ha promesso di rivelare i misteri del suo regno. Ottienici uno sguardo di fede, capace di riconoscere prontamente nei poveri e nei sofferenti il volto stesso di Gesù. Sostienici nell'ora del combattimento e nella prova, e se cadiamo, fa che sperimentiamo la gioia del sacramento del perdono. Trasmettici la tenera devozione verso Maria, Madre di Gesù e nostra. Accompagnaci nel pellegrinaggio terreno verso la Patria Beata, dove speriamo di giungere anche noi per contemplare in eterno la gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E con questa bella, meravigliosa preghiera che si conclude anche nel nome della Santissima Trinità, auguro ancora a ciascuno di voi serenità, gioia, guarigione da tutti le vostre malattie, lavoro a chi non ha, e concludo sempre con il bel saluto consolante di San Francesco, pace e bene a tutti.